Zappella ha bruciato le tappe, sarà convocato alle prese con una frattura alla mano. Frascatore ne avrà per 3 settimane. Per la sua sostituzione in Zita in netto vantaggio su Rasi, sarebbe la sostanziale novità del prossimo impegno con l'Imolese. L'ex Perugia non gioca titolare dalla trasferta di Reggio Emilia con espulsione dello scorso 14 febbraio, quindi appena 118 minuti nelle successive 11 partite. Finora da Zauri in allenamento Veroli è stato utilizzato solo da centrale, ovvero il ruolo più congeniale alle sue caratteristiche. Pontisso non è al massimo della condizione, ma risponderà presente. Stessa cosa dicasi per Memuscei. Il tecnico biancazzurro tornerà al 4-3-2-1. Derisio fungerà da schermo davanti alla difesa. Scelta logica, dunque, non come nei primi 60 minuti dell'incontro con la Grosseto, quando l'ex Bari venne utilizzato da mezzala. Pompetti e Pontisso, o Giambo, andranno a completare il reparto. In difesa Giannes insidia Cancellotti nel ruolo di terzino destro, nel cuore del reparto la coppia Drudi Ingrosso, davanti Clemenza e Dursi a supporto di Ferrari, ma scalpitano Rauti e Cernigoi. Regolamento playoff, ricordiamo, se il Pescara chiude al terzo posto accede direttamente alla fase nazionale, saltando i primi 2 turni dei playoff di girone. Se invece sarà quarto posto, l'11 biancazzurro affronterà in casa la peggiore classificata nella regular season delle altre 3 squadre uscite vincitrici dagli scontri del primo turno: 5ª contro 10ª, 6ª contro 9ª, 7ª contro 8ª. Sicuramente non incrocerà 5ª o 6ª. Sarà gara unica con vantaggio, in caso di parità, per il piazzamento nella stagione regolare. C'è intanto un avversario da battere, l'Imolese. Fuori Alessandro Lombardi per squalifica, Matarese e Santoro causa infortunio, in dubbio Lia e Palma. In attacco assai probabile l'ex Belloni dal primo minuto al posto di Padovan, altro ex. Ai lati Luca Lombardi e Romano. Sistema di gioco 4-3-3. In difesa Angeli, centrale di ruolo, sarà confermato terzino destro. Il ricorso del club emiliano davanti al collegio di garanzia del CONI sarà discusso venerdì 29 aprile, ovvero 6 giorni dopo la fine della stagione regolare. L'Imolese spera nella restituzione dei 2 punti di penalizzazione inflitti lo scorso dicembre dalla Corte Federale d'Appello. Il ricorso era stato presentato, pensate, il 4 gennaio, verrà esaminato dopo 4 mesi. Pazzesco!